Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Per esempio, scusate, no, lo dico perché io ieri ho ricevuto, non so te, ma tantissime lettere di persone comuni che chiedono: ma come funziona questa cosa? Noi non, cioè, ce l'abbiamo, non c'è in Italia. Come funziona che arrivano gli West. Emissari del Qatar, che chissà che ti immagini, no? Gli emissari del Qatar. Sono persone normalissime, funzionari che lavorano per il governo del Qatar, come possono lavorare per una grande multinazionale, per una società del tabacco, della produzione di gas, e fanno pressione sui parlamentari per avere o non avere approvata una legge, oppure appunto in questo caso la reputazione. Beh, però come se funziona? Posso aggiungere una cosa, gli emissari del Qatar non possono andare neanche legittimamente a fare lobbismo al Parlamento europeo. Il lobbismo lo può fare chi è portatore di interessi che riguardano quel soggetto anche che produce le norme. Anche se alcuni stati l'hanno fatto, cioè sono rappresentati presso. Però sì. Sara Menafre, rimaniamo esattamente a questo punto. No, per, scusami, il confine... voglio ti chiedere una cosa a te, che questa cosa la sai bene, perché sull'Europa hai chiesto. Ma c'è un, cioè, se uno riceve degli emissari, deve tenere un'agenda al Parlamento europeo. Al Parlamento europeo c'è un regolamento molto semplice in cui i lobbisti sono iscritti in un registro, hanno addirittura un tesserino, e c'è il famoso bar delle lobby a Strasburgo e a Bruxelles, in cui i deputati hanno l'obbligo di incontrare dentro il Parlamento questi portatori di interesse. Però, per esempio, in Italia, se arriva il signore del Qatar al Parlamento italiano, il parlamentare che lo riceve potrebbe anche non registrarlo. Non, no, c'è, ma non l'obbligo. C'è nulla. In Italia, no, è Far West. Esatto, sì. È Far West. Quindi non però, sai chi ha incontrato, appunto, quando. Questo è il primo elemento, cioè il fatto che in Italia non esiste una regolamentazione. Ma per rimanere sul punto dell'inchiesta, per quel